Alessandra Amoroso dimagrita con un prodotto miracoloso? La cantante furiosa. Alessandra Amoroso dimagrimento lampo, la verità della cantante. Alessandra Amoroso è furiosa. La cantante di Amici ha scoperto da poco di essere diventata inconsapevolmente la testimonial di un prodotto dimagrante. Sandrina ha rivelato ai suoi fan di aver trovato un articolo sul web nel quale sono state usate delle sue foto per pubblicizzare un prodotto miracoloso, in grado di far perdere dei chili. La pupilla di Maria De Filippi ha subito preso provvedimenti e contattato l'azienda ma, prima di tutto, ha voluto avvertire i suoi sostenitori, che da sempre la seguono sia nella vita privata sia nella carriera. Vedere un articolo del genere può generare parecchia confusione nonché danneggiare l'immagine della povera Sandrina. L'amoroso e i chili persi, nessun prodotto miracoloso per l'artista. Nel lungo post pubblicato su Facebook e Instagram, che trovate più in fondo a questo articolo, l'amoroso sottolinea di non avere nulla a che fare con questo prodotto miracoloso, in grado di far perdere i chili in eccesso. L'amica di Emma Marrone ha poi evidenziato che la tematica è piuttosto seria e che dietro un dimagrimento devono esserci sempre professionisti e specialisti del settore. Non esistono pozioni magiche o intrugli miracolosi, ha precisato l'interprete di Comunque andare e vivere a colori. Per questo Alessandra segue da sempre uno stile di vita sano e naturale. Pochi grassi, tanta frutta e verdura, senza dimenticare lo sport. Il suo preferito è lo Zumba, che pratica quotidianamente. La giovane frequenta anche la palestra, un modo per sfogarsi senza alcun artificio dalle tensioni quotidiane. Dunque nessun prodotto magico per Sandrina che ha già annunciato eventuali provvedimenti legali. Alessandra e Stefano, amore a gonfie vele per l'amoroso. Piccoli guai a parte, è un momento magico per Alessandra Amoroso. La carriera procede a gonfie vele così come l'amore, quello con il produttore Stefano. Insieme da più di 2 anni, la coppia sogna di sposarsi presto e mettere su famiglia. In attesa di scoprire la data di matrimonio, la ragazza sta ricaricando le pile in vista dei nuovi progetti lavorativi divisi tra l'Italia e il Messico.